Cosa non è successo in questo capitolo 1079 di One Piece? Tra il piano di York, la ciurma di Barbanera del Ged, lo scontro tra Shanks e Kid che l'ha portato alla sconfitta. Ma prima di parlarne, vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare un like al video. Ringrazio di cuore chiunque lo farà. Ma ora parliamo del capitolo 1079. Partirei dalla prima stranezza, penso che Oda ci stia prendendo in giro per l'ennesima volta. Per chi non l'avesse capito, mi riferisco alla mini avventura. La scorsa settimana mi sono già espresso a dovere, il problema è che sembra essere finita, ma penso sia impossibile. Le mie parole sono dovute al fatto che quando finisce una mini avventura compare la scritta volume finale per farti capire che il tutto si è concluso. Però la scorsa settimana non appariva questa dicitura, ma semplicemente che era il capitolo numero 33. Può essere che questa mini avventura sia stata fermata perché serviva nella storia principale, e quindi finché non avverranno delle cose nello specifico la vedremo bloccata. Invece, passando al capitolo vero e proprio, vediamo York che parla con i vari Serafim, spiegandogli che il governo non è dalla sua parte e che deve attuare il suo piano. Intanto che tutti scappano da Ged, si vede una nave di Barbanera in arrivo. Solo queste tre pagine potrebbero far partire un pippone che non finisce mai. Ad esempio, parlando del fatto che al solito il caro Oda ha omesso dei dettagli come la stanza che non deve essere distrutta. Su due piedi, l'unica stanza che mi viene in mente è quella collegata ad Orso Bartolomeo. Di conseguenza, possiamo intuire che Snake sia andato proprio in quel punto dove sta ancora Bonnie. Quella situazione è molto complicata perché vedere una nave di Barbanera può significare qualsiasi cosa. Temporalmente parlando, non sappiamo se lo scontro tra Teach e Law sia avvenuto mentre la ciurma di Luffy era in viaggio per il Ghetto mentre loro erano già sull'isola. In questo momento vorrei dubitare del fatto che sia Barbanera. Ripensando ai capitoli precedenti, penso che sulla nave ci possa essere Shiryu. Lui è l'unico su cui posso essere sicuro perché Teach, Burgess, Doc Q e Van Augur erano contro Law. Precedentemente Teach insieme a Katarina e Vasco si erano dirette da Amazon Lily, quindi loro due potrebbero essere anche con Shiryu, ma non so quanto dirlo al 100%. Al gruppetto si potrebbe aggiungere Kizaru e la Fide, anche perché mi rendo conto che mandare da solo Shiryu non sarebbe tanto sicuro. Ce lo sa benissimo. Probabilmente caro Barbanera aveva calcolato le rotte post Wano dei tre pirati che se ne stavano andando da lì e presupponendo che Elbaf fosse il posto meno sicuro l'ha esclusa a priori. Egghead e Winner sono due isole buone dove fare un agguato, in particolar modo la seconda. Infatti ad Egghead non hanno ancora fatto nulla, ma forse stanno aspettando il primo momento di stanchezza o confusione per attaccare la ciurma di Luffy e sbarazzarsi di loro. Il capitolo continua ad Elbaf dove Kid è volenteroso nello sconfiggere Shanks. Lui dirà alle flotte di andarsene perché vuole occuparsene personalmente prendendo anche informazioni sul nemico. Kid vorrà spazzarli tutti in una volta, ma Shanks, vedendo il futuro, agirà immediatamente, sconfiggendo sia Kid che Killer. La ciurma mai devastata gli darà i poneglyph al rosso, mentre Dory e Brogy distruggeranno la loro nave di sogno di continuare questo viaggio. Siamo onesti, Shanks è troppo forte. Abbiamo visto che alla griglia della percezione è più che avanzato, altro che Luffy o Katakuri durante la saga di Whole Cake. E posso dire solo una cosa, Shanks nell'ultimo periodo lo abbiamo visto sempre di più, ed anche considerando dagli imperatori Kaido e Big Mom, il presentimento che è da considerare il più forte imperatore. Ovviamente nel mio discorso non sto includendo Barba Bianca da giovane oppure Roger, visto che non è un imperatore, però sento di poter affermare le mie parole. Assia l'aghi della percezione che quello del Reconquistatore più che avanzati, e questo capitolo insieme al 1055 ne sono una prova, e chiunque provi a difendere Kid non ha scusanti. Lo stesso Shanks che da Yasopp se la ciurma ancora ferita dalle battaglie avvenute a Wano e sembrano completamente guariti. Quindi parliamo di uno Shanks che con un solo attacco ha sconfitto sia Kid che il killer al 100% delle loro forze e sicuramente non ha dato il meglio di sé. Quale sarà la sorte dell'ormai sconfitta ciurma di Kid. Ormai sono stati sconfitti e possiamo dire che la loro corsa per i One Piece si è conclusa. Ovviamente non significa che non potranno continuare il loro viaggio per diventare più forti cercando di riottenere quei Poneglyph, ma se siamo realistici la seconda parte è abbastanza impossibile. Dubito che i giganti o la ciurma di Shanks li lasciano annegare, anche perché molti di loro morirebbero per via dei frutti del diavolo. Però anche se li salvassero dovrebbero non solo guarire da questo attacco micidiale copiato dal vecchio Roger, ma anche avere una nuova nave. Ci sono tutti i presupposti per lasciare questa ciurma in stand-by per molto tempo e probabilmente verranno ripresi durante la grande guerra finale. Questo capitolo è stato a dir poco stupendo, al solito escono proprio quando il manga va in pausa. Io ho detto la mia, ma lo tocca a voi. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo capitolo. E alla prossima!